Pace e bene a tutti. Oggi, 19 marzo, ricordiamo San Giuseppe. Ascoltiamo. Giuseppe era di stirpe reale decaduta e la sua figura collega Gesù alla discendenza di Davide. Era un falegname, un uomo giusto, promesso sposo di Maria. Lei trovò in Giuseppe il compagno fedele che l'assisté, la consolò e la difese anche quando seppe della sua gravidanza. Pensò di ripudiarla di nascosto, ma nella notte un angelo gli apparve per rivelargli il mistero dell'incarnazione. Dopo un faticoso viaggio verso Betlemme, vide nascere il Messia in una stalla e i re magi adorarlo. Impose al bambino il nome rivelato dall'angelo, Gesù. Seguiva sempre la volontà di Dio che lo guidava attraverso i sogni, come l'altro in cui l'angelo l'avvisò di fuggire in Egitto, perché il re Erode, venuto a conoscenza della nascita di Gesù, voleva uccidere tutti i bambini al di sotto dei 2 anni. Quando Erode morì, sempre l'angelo avvisò Giuseppe di stabilirsi in Galilea. Quando durante un pellegrinaggio a Gerusalemme smarrirono Gesù dodicenne, lui e Maria lo cercarono angosciati e lo ritrovarono nel Tempio, mentre discuteva con i dottori della legge. A Nazareth morì fra le braccia di Gesù e di Maria. San Giuseppe è il protettore dei moribondi e dei padri. Pio IX lo dichiarò patrono della Chiesa Universale. E Giovanni XXIII inserì il suo nome nel canone romano. Dopo Maria, Madre di Dio, nessun santo occupa tanto spazio nel Magistero Pontificio quanto Giuseppe, suo sposo. Bene, cosa c'è da dire su San Giuseppe? Io sono fortemente in imbarazzo perché la santità di quest'uomo pare non poter essere descritta e non poter neanche trovare un punto di inizio per poterlo descrivere. Una cosa mi è venuta in mente ed è proprio questa parola. Quando si dice San Giuseppe lo si nomina come padre putativo di Gesù. Pensate un po', noi nella lingua italiana abbiamo questa parola putativo che poi è un aggettivo che si associa al nome di padre solamente. Ma quando noi utilizziamo questa parola nella vita pratica, quando la sentite dire? Beh, io dico solamente quando si parla di San Giuseppe. Pensate, quest'uomo ha nella lingua italiana una parola dedicata quasi solamente, io dico solamente, a lui che viene chiamata in causa solamente quando stiamo cercando di descriverlo. Che cosa dice putativo? Che la funzione di padre di Giuseppe è stata piena, al 100%, come se fosse padre effettivo anche nella carne di Gesù, quando invece noi sappiamo che appunto la collaborazione di Giuseppe per quanto ha riguardato la crescita di Gesù è stata quello di affiancarlo, di custodirlo, ma biologicamente non era padre. Eppure questo non è stato un limite in niente. La paternità di Giuseppe è una paternità piena, è una paternità completa, è una paternità fortissima che ha guidato Gesù verso la paternità più grande, che era quella di Dio e che lui piano piano ha scoperto e abbracciato nella sua vita. Preghiamo per i padri oggi, per tutti gli uomini che hanno avuto il dono di questa esperienza e tutti coloro che vivono l'esperienza di padre, come magari anche noi religiosi, non avendo un legame biologico con i figli spirituali. Preghiamo per il mondo affinché riscopra la paternità dolce, protettiva di San Giuseppe. Invochiamo questo santo sempre nella nostra vita. Era un lavoratore e lo ricordiamo anche sul posto di lavoro. Ecco, San Giuseppe è uno di quei santi che non abbandona insieme a Maria l'umanità. Un santo silenzioso, un santo del rispetto e un santo anche del vigore. Il vigore dell'amore che tutto riesce a abbandonare e che combatte quando c'è da difendere ciò che di prezioso deve custodire. San Giuseppe prega per noi.